Peluche. No, no. Dai, a questa, in questa puntata dimostriamo come si mette lo zucchero a velo sul pandoro. Non è facile, eh? Allora, innanzitutto mostra come si mette il pandoro. Manualmente. Sì, orizzontale rispetto alla, al tavolo. Com'è che si apre? È perpendicolare rispetto al tavolo. Orizzontale rispetto al tavolo. Sì, è perpendicolare. Aspetta, mostra. Mo- fastidio qui, eh? Mostra il movimento dello zucchero. Vedi, adesso oscillatorio. Ecco. Armonico. 5 minuti così. Armonico il moto. Armonicissimo. Poi si apre. Senti che suono. Un movimento unico. Aspetta, Che l'hai aperto? Un movimento unico, proprio così, proprio veloce, ma deve essere per forza. Poi mettiamo la moviola. Aspetta, lo slow mo, perché si vede, cioè è importante questa cosa. Attenzione, questo è il pezzo che è avanzato, è importante. Così distribuisce piano piano e poi tutto insieme, perché da quel tocco vanigliato allo zucchero. Sì, allo zucchero. Ah, allo zucchero, gli altri. Sì. Mi dà tocco vanigliato. Allora, chi è l'esperto qua? Ora si chiude così, arricciando, ascolta, lo guardi dopo. Però la linea sono 45 gradi, eh. Non deve stare dritto. No, più si rovina più è buono. Perché deve conoscere. Più conosce più è buono. Più è spazio, è papposo più è buono. Quando la busta si strappa, è pronto. Quando è pronto. Con l'estate a tempo, un 4 quarti. Ci hanno fatto delle canzoni. Ci hanno fatto delle canzoni su Pandora, scherzo. Fa schifo. No, fa schifo. È tutto meno. Non è che i bambini africani lo vogliono mangiare adesso. È perfetto. Ora con un cucchiaio si scuscia sulla ora plastica. Deforme, però. Però fa schifo. Poi ritorna. È cocito. No. È brutto, no. Buono, dai. È perfetto. Coltello marcio dai al maestro. Eh no, no, voglio il coltello. Vedi a quello del vai a prendere il coltello, quello di cerate. Cioè, vada là. Cerate. Uniforme, proprio. C'è una pianta a 45 gradi. Lo zucchero è venuto. Uno che sta un po' schiacciato, siamo un pochino più parito. È diventato cancerogeno, è polveri sottili. C'è l'Eternit in quel pettolio. Non ceramica. Guarda no, che presentazione! Come lo io! No, il pandoro sarà incromato proprio! Schifo. No, fa schifo! Lo zucchero in questo modo è anche dentro! Adesso facciamo vedere il zucchero dove è venuto per toccare quel sapore, ma... Perfetto! E ora... Non è presentata da assistente! Non se lo merita! Non è laureata in panetologia, in pandologia, panetologia applicata! Come te so! Esattamente! Che taglio perfetto! Un taglio che tanto, non è semplice. È strappa tutto, bravo, di buono. Eccoli, bello, bravo! Perfetta, I contadini del Ruanda sono più. È fatto apposta, è fatto apposta. A fondo è più cancerogeno, fa male. Mantiene l'aroma. No, perché la base rimane morbida. È fatta apposta. Poi il pandoro è tossico, abituato alla base. Ecco perché del pandoro. Guardate che c'era tutto il fondo. C'è gente che ci muore a mangiare il pandoro perché non lo sa, mangia solo il fondo, mangia convinto che faccia bene. Poi la gente si inventa le cose, la gente dice mangia il fondo del pandoro. No, il fondo fa male, è cancerogeno. Lascia del polvere sottili i polmoni che ti fanno male, adesso come si mangia. Ridi, poi quando... No, direi che anche c'è il pandoro che mangia il fondo del pandoro, dopo magari... Sai quanta gente c'è morta del pandoro? No, c'è pieno, è così. In maniera molto elegante. Ma in maniera elegante. Ogni anno... No, dai. Ogni anno il pandoro fa più morti dei lights e le sifilide. Con questo è tutto. Grazie della partecipazione, dottor Lorenzo Bianchi. Alla prossima puntata parleremo del panettone. No, con l'assistente Angela Marrocco.